Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una torta fredda con riso soffiato, Nutella e mascarpone. Per realizzare la base utilizzeremo 40 g di riso soffiato, 20 ml di latte e 50 g circa di Nutella. Uniamo il latte e la Nutella al riso soffiato e amalgamiamo bene. Trasferiamo il composto in una tortiera a cerniera del diametro di 18 cm. Compattiamo bene e mettiamo in freezer per 20 minuti. Dopo Nel frattempo prepariamo la farcitura. Ci serviranno 250 g di mascarpone e 3 cucchiai di Nutella che andremo ad unire e ad amalgamare bene. In un'altra ciotola montiamo 200 ml di panna per dolci. Uniamo delicatamente la panna al mascarpone. Quando tutto è pronto, possiamo assemblare. Trasferiamo la crema all'interno della nostra tortiera e livelliamo bene. Mettiamo la nostra torta in freezer per almeno 4-5 ore, poi procederemo con le decorazioni. Per decorare abbiamo scelto di realizzare una glassa a specchio al cioccolato, i cui ingredienti sono 3 g di colla di pesce, 50 ml di panna liquida per dolci, 25 g di cacao amaro, 75 g di zucchero e 55 ml di acqua. Per il procedimento della glassa a specchio al cioccolato potete visionare la relativa ricetta, il cui link è riportato sia sopra che nel box sotto. Dopo aver preparato la glassa, la facciamo intiepidire prima di distribuirla sulla torta. Quando siamo certi che la nostra glassa è ben tiepida, possiamo procedere con le decorazioni. Noi realizzeremo uno strato in superficie. Finita la decorazione, metteremo la torta in freezer per farla solidificare. Ebbene amici, con questo video Margi vi saluta e vi invita a lasciare un like o un commento su questo video o su altri di vostro interesse. Come sempre saremo felicissime di leggere i vostri commenti e di rispondere ad ogni richiesta. Alla prossima!
Prepariamo innanzitutto una crema al latte con 250 ml di latte. Iniziamo a versarne una piccola parte. Uniamo 20 g di amido di mais. Grammi di zucchero e facciamo sciogliere l'amido. Quando sarà tutto ben sciolto, aggiungiamo il restante latte e cuociamo la nostra crema fin quando sarà ben densa. Dopo qualche minuto la crema inizierà ad addensarsi, potremo spegnere il fuoco, versare il tutto in una ciotola pulita, ricoprire con una pellicola per evitare che si formi la pellicina in superficie e, al momento che sarà fredda, mettere il tutto in frigorifero fino al momento dell'uso. Mettiamo a bagno in acqua fredda 3 fogli di gelatina. Facciamo fondere a fiamma bassa 100 g di burro. Andiamo a mettere in una bustina per alimenti dei biscotti secchi. In questo caso utilizzerò 150 g di biscotti di farina integrale. Aggiungiamo ora il burro fuso ai biscotti. Mettiamo il fondo della torta in frigorifero a compattare. Questa teglia misura 20 cm di diametro. Lavoriamo 250 g di mascarpone con 50 g di zucchero a velo. Quando sarà ben cremoso, andremo ad aggiungere la crema al latte che abbiamo in precedenza preparato.
In un po' di latte andiamo a far sciogliere i fogli di gelatina. Mettiamo una piccola parte della crema e aggiungiamo in questa qualche cucchiaino di sciroppo di menta. Amalgamiamo. Riprendiamo la base di biscotto e versiamo lo strato di crema alla menta che abbiamo preparato. Ovviamente potete anche aggiungere un po' più di menta o addirittura del colorante alimentare verde se volete uno strato più consistente di colore. E completiamo con l'altra crema. Mettiamo quindi in frigo a rassodare e poi potremo completare la nostra decorazione della superficie. Mentre la torta è in frigo, mettiamo a sciogliere 60 g di cioccolato fondente. Appena il cioccolato sarà ben fuso, lo andremo a distribuire sulla torta, che è stata solo 5 minuti in frigorifero, quindi ancora non è solida. Con uno stuzzicadenti lungo andiamo a creare dei grigori. Se vi piace possiamo completare con delle meringhe sbriciolate. Rimettiamo il tutto in frigorifero. We'll be right back.
Salve amiche ed amici, quest'oggi vogliamo presentarvi la torta fredda yogurt e amarina. Come sempre, se la ricetta vi piace vi invitiamo a lasciarci un commento o un like. Se avete dubbi o perplessità non esitate a scriverci un commento, vi risponderemo volentieri. Ed ora vi lasciamo al procedimento. Mettiamo a bagno per almeno 10 minuti in acqua fredda 3 foglie di gelatina. Facciamo fondere a fiamma molto bassa 100 g di burro, trituriamo in modo fine 150 g di biscotti secchi, compattato per bene il fondo della nostra torta, la andremo a mettere in frigo fino a che sarà ben solidificata. Questa teglia misura 24 cm di diametro. Mettiamo da parte qualche cucchiaio di panna per dolci che utilizzeremo poi per sciogliere la gelatina e andiamo a montare il resto della panna. Quando la panna sarà ben montata, andremo ad aggiungere 250 ml di yogurt. Io ho scelto uno yogurt magro al gusto vaniglia. Facciamo sciogliere nella panna che abbiamo messo da parte la gelatina ben strizzata. Separiamo le amarine dal succo, sono 250 g di amarine fatte in casa. Se volete potete anche seguire la nostra ricetta per prepararle o utilizzare quelle che trovate nel supermercato. Teniamo da parte il succo, andiamo a riprendere la base di biscotto e inseriamo metà della farcitura. Andiamo quindi a distribuire le amarene su tutta la superficie.
ed ora distribuiamo la restante farcitura di panna e yogurt. Dopo aver ben livellato andremo a mettere in frigo per qualche ora o, se avete meno tempo, anche in freezer, e potremo completare quindi il nostro dolce. Mettiamo in ammollo altri 2 fogli di gelatina per preparare poi la copertura del nostro dolce. Facciamo riscaldare il succo di amarena e andremo poi a sciogliere i fogli di gelatina all'interno. Non appena saranno ben sciolti, andremo a versare il tutto sul nostro dolce. Rimettiamo quindi il tutto in frigorifero. Quando la gelatina sarà leggermente solidificata, ma non troppo, potremo decorare con delle meringhe sbriciolate o, se preferite, con altre amarene sulla superficie del dolce. Per realizzare la base della nostra torta fredda allo yogurt e al caffè utilizzeremo 200 g di biscotti e 100 g di burro. Sciogliamo il burro a fiamma bassissima e frulliamo i biscotti con un robot da cucina. Uniamo i biscotti frullati e il burro fuso. Amalgamiamo bene. Trasferiamo il composto in una tortiera a cerniera del diametro di 24 cm. Compattiamo bene la base e poi mettiamo in freezer per 30 minuti. Nel frattempo che la nostra base si sta compattando in freezer, prepariamo la crema allo yogurt. Utilizzeremo 300 ml di panna liquida per dolci, 30 ml di latte, 30 g di zucchero a velo, 500 g di yogurt cremoso al caffè e 8 g di colla di pesce corrispondente a 4 fogli. In una ciotola piena di acqua fredda facciamo ammorbidire la gelatina per circa 10 minuti. Trascorso il tempo di ammollo della gelatina, riscaldiamo il latte sul fuoco. Togliamo il pentolino dal fuoco e aggiungiamo la gelatina ben strizzata. Giriamo continuamente per far sì che si sciolga bene. Mentre aspettiamo che il latte si raffreddi, iniziamo a montare la panna con lo zucchero a velo. Ho
Ho trasferito lo yogurt al caffè in una ciotola più capiente. Adesso aggiungiamo gradualmente il latte, purché sia completamente freddo, e poi anche la panna montata. Quando la crema allo yogurt è pronta, riprendiamo la base dal freezer e la versiamo, livellando il tutto. Rimettiamo la nostra torta in freezer per almeno 4 ore, poi procederemo con le decorazioni. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta cliccate un bel like e se avete suggerimenti e consigli è sufficiente lasciare un commento. Noi saremo felicissime di leggere e rispondere ai vostri messaggi. Alla prossima! Amiche ed amici, quest'oggi vi presentiamo la torta fredda al latte di mandorla e cioccolato. Un dolce fresco, estivo, perfetto per questo periodo. È molto semplice da realizzare e perfetto per una cena con amici come fine pasto. Per dubbi e perplessità vi invitiamo a lasciarci i commenti giù in fondo al video. Risponderemo volentieri a tutte le vostre domande. Ed ora vi lasciamo al procedimento. Facciamo fondere a fiamma bassa 120 g di burro. In una bustina per alimenti o anche con un frullatore andiamo a tritare 150 g di biscotti secchi. Aggiungiamo il burro fuso . Rivestite una teglia da 22 cm con carta forno. Io umidisco sempre il fondo della teglia così da far aderire bene la carta forno e andiamo a stendere i nostri biscotti
mettiamo in frigo per almeno mezz'ora. In un pentolino andremo a versare 250 ml di latte di mandorla e 20 g di amido di mais. Iniziamo versando una parte del latte e l'amido. Sciogliamo accuratamente per non far formare grumi. Versiamo il restante latte di mandorla e ci spostiamo sul fuoco per far addensare la crema. Dopo circa 5 minuti la crema si starà addensando, la possiamo spegnere, mettere in un contenitore pulito e farla raffreddare. In un pentolino con un po' di panna andiamo a sciogliere 3 fogli di gelatina che abbiamo messo in ammollo per 10 minuti in acqua fredda. Intanto andiamo a montare quello che resta di 200 ml di panna per dolci con qualche cucchiaino di zucchero a velo. Quando la panna sarà ben montata, andremo ad aggiungere anche la crema con latte di mandorla. Aggiungiamo anche i fogli di gelatina sciolti. Aggiungiamo 20 g di mandorle a lamelle. Quindi andiamo a versare il composto sulla base di biscotto che andremo a riprendere dal frigorifero. Ora non ci resta che rimettere il dolce in frigorifero per qualche ora o, se avete fretta, anche in freezer. Facciamo fondere 50 g di cioccolato fondente. Completiamo con delle mandorle a lamelle.
mettiamo il nostro dolce in frigo fino al momento di servire. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Marci!